Grazie di essere anche stavolta numerosi a questo concerto. Questo è un concerto che è stato rimandato per due volte. Era in programma per Maderna, per l'anno scorso, per l'anniversario di Maderna. Due volte ci abbiamo provato a metterlo in calendario, due volte ci hanno aperto e chiuso e quindi nulla di fatto. Questa volta il maestro Fabriciani ce l'abbiamo fatta e avrebbe dovuto essere anche un concerto molto così, metà ricordando Maderna, metà in onore del compleanno di Silvano Bussotti. Silvano Bussotti avrebbe compiuto 90 anni il 1° ottobre. Fa niente, non lo ricordiamo comunque, diventa un tanto sapete, i musicisti non muoiono mai, la musica resta con noi, la loro musica resta con noi, quindi finché ci sarà una persona viva sulla terra, i musicisti il ricordo dei musicisti sarà con noi e quindi nessuno sconfiggeremo anche la morte anche in questo caso, insomma. Quindi, a nome del Novecento ovviamente ringrazio di essere qui, ringrazio la Società del Quartetto, sapete è uno dei concerti che rientra nella programmazione anche della Società del Quartetto e vedete che c'è una targhetta che è anche cariplo, abbiamo ricevuto o riceveremo più che altro promesso un piccolo contributo anche da cariplo e quindi ringraziamo anche la Fondazione Cariplo. Adesso io cedo subito la parola al maestro Fabriciani. Le musiche sono quelle che voi vedete nel programma, saranno eseguite nell'ordine e il maestro Fabriciani poi vi illustrerà direttamente le cose. Intanto lo ringrazio ancora una volta. Un'ultima cosa, guarda, qui dietro io ho messo perché mi ha mandato una foto in cui si vedeva lui, Bussotti e il maestro Pesco. E io ho detto, ma guarda, io ho anche proprio il vinile e l'ho portato, infatti, ed eccolo lì il vinile del catalogo è questo, quindi è una bella chicca anche quella che è nel nostro archivio e che sono contenta di farvi vedere, insieme ai due CD invece che il maestro Fabriciani ha appena ultimato e che quindi poi saranno a vostra disposizione se volete alla fine del concerto. Maestro, prego.
Grazie, grazie. Beh, che dire, non vi nascondo che sono molto emozionato rivedervi, rivedere tanti amici e di essere anche in questa, di nuovo in questa location straordinaria. Grazie. Ho eseguito adesso la cadenza da dimensioni 3, utilizzata anche da Maderna nell'opera Hyperion del 62. Adesso eseguirò musica su due dimensioni del 1952, e cioè la prima, si può dire storicamente, quasi sicuramente, il primo esempio storico di un accoppiamento tra uno strumento acustico e una musica preregistrata. Il nastro magnetico originale che ascolterete è eseguito da Bruno Maderna stesso con lo strumento elettronico dell'epoca, il Mellotron. Grazie. Thank you.
Adesso una brevissima ma intensa melodia, Lamento, fra l'altro mi risulta di recente scoperta, e fu scritta nel 1962, sia per flauto o flauti, corni inglese o corni inglese. Adesso la musica su due dimensioni, la nuova versione, che non ha niente a che vedere con la prima, completamente diversa. Nel 58 Maderna la riscrive con lo stesso titolo, ma appunto interagendo, facendo interagire lo strumento acustico con il tape. Thank you.
ricordare un grande amico, un grande maestro recentemente scomparso, Silvano Bussotti, con il quale, assieme a Rocco, che qui saluto con affetto, abbiamo avuto una lunga collaborazione fin dagli anni 70. Thank you.
L'ultimo brano in programma è un brano che a me è particolarmente caro, Rondò di scena, balletto di un narciso virtuoso dei quattro flauti, questo è il sottotitolo del brano, infatti lo abbiamo più volte interpretato proprio sulla scena con il danzatore Rocco. E qui i flauti si alternano tutte e quattro, tutta la famiglia, dall'ottavino flauto in sol, flauto basso, con veramente con grande virtuosismo, ma anche con un pizzico di narcisismo che secondo me è un po' necessario, soprattutto per gli interpreti, per gli artisti. Grazie.
Io ringrazio tantissimo Roberto Fabriciani, scusate, perché ci fa sempre un grande onore, un grande piacere, e sentirlo suonare slarga il cuore oltre che la mente, insomma, ecco. E ringrazio anche Rocco che è intervenuto come sempre, che ci sostiene, il maestro Arcà, la società del quartetto che ci sostiene, ancora grazie. Suvini Zerboni, Gabriele Bonomo, so che c'è anche Ricordi, ma non so, io non conosco, ecco, allora, là in fondo Ricordi, grazie anche Ricordi di essere con noi. Bene, speriamo che questa serata fra amici davvero ci abbia accompagnato in un mondo decisamente più alto e più migliore di quello che quotidianamente siamo abituati a frequentare. E adesso io chiedo ancora un favore a Roberto. Ci risuoni il lamento di Maderna e lo dedichiamo al nostro Silvano. Assolutamente. Potrei eseguirlo con un'altra tonalità. Fai tu, la melodia non cambia. Non cambia.